E allora la guerra irrompe nella nostra quotidianità con le immagini, ma anche con gli effetti economici, ma chi la vive in prima persona sono i cittadini ucraini. Io saluto Irina Gulei, la nostra corrispondente dall'Ucraina. Ben trovata, Irina. Salve Gianluca. Allora, notte di bombe, purtroppo Irina è stata colpita a Kharkiv questa notte. Sì, Kharkiv e Sumy sono due città che i russi continuano a bombardare ogni giorno. È peggio, è ancora peggio. Questa notte, alle 2 di notte, hanno bombardato Kharkiv. Vediamo queste immagini. Il suono è ancora più tragico e difficile da vedere e da sentire quello che è successo. Adesso cercano di capire quanta gente è stata ferita. Lì lavorano i nostri pompieri, i soccorritori, cercano anche la gente ferita. E i russi non solo bombardano, ma adesso cercano proprio entrare nella regione. Cioè, prima i nostri militari hanno cacciato via i russi, e adesso i russi cercano ancora di entrare in questa regione, cioè a aprire un altro fronte. E lì, proprio alla frontiera, adesso ci sono le battaglie, dove i nostri militari combattono con i russi, cioè loro cercano di ripetere quello che è successo in febbraio. E Ai queste confini immagini di proprio una. con la Russia, vero Irina? Ai Sì, perché Kharkiv ha la confine con la Russia, ma anche confini. la regione di Sumy ha questa confine, e quindi continuano a bombardare anche questa regione, questa città. Poi vediamo queste immagini che avete fatto vedere, sono le immagini di un'altra regione, la regione di Mykolaiv. I russi continuano a bombardare questa città, quindi vediamo, questo è proprio il centro della città. Ieri hanno bombardato e hanno distrutto il palazzo di cultura, e questo è un piccolo mercato che c'è lì nel centro della città, e questi sono i palazzi civili dove abita la gente. E, sempre Mykolaiv è una città scudo per Odessa, cioè se i russi prendono Mykolaiv, quindi possono. Entrano ad essa. Sì, possono entrare in Odessa, e quindi per questo continuano a bombardare Mykolaiv e cercare di prenderlo nelle sue mani. Quindi ogni giorno abbiamo i bombardamenti anche lì. Hanno cercato di bombardare anche Dnipro, però lì adesso c'è un sistema antiaereo molto potente, quindi tutti i razzi che sono stati lanciati su questa città sono stati combattuti questa Bene, notte. bene. E c'è un'ultima notizia da dare. Il lavoro del popolo ucraino al servizio della guerra, magari non direttamente ovviamente impegnati sul campo, ben 1 milione di ucraini stanno dando il loro contributo. In che modo, Irina? Sì, allora il nostro segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza la difesa dell'Ucraina, Oleksiy Danilov, oggi ha fatto una dichiarazione in cui vediamo che più di 1 milione dei ucraini sono coinvolti nel campo militare in uno o in altro modo. Loro studiano diciamo la faccenda militare, loro lavorano per il campo militare oppure aiutano per il campo militare. Allora vediamo che con queste cifre la nostra nazione diventa una nazione militare. E invece il piano, come dice Danilo, tra i piani di quelli nominati da Putin, c'era tra tutti gli altri compiti, c'era smilitarizzazione del popolo ucraino e dell'Ucraina. Invece vediamo che questo piano è già rotto. E vediamo che le conseguenze sono viceverse, cioè il Putin ha pianificato uno e ha un altro risultato di quelle azioni che lui Aveva di pianificato. questa guerra che ha iniziato. Irina, grazie del E non so. contributo. Alle 19:30 Prego. questa sera avremo Sì. un nuovo spazio con te per raccontarci quello che sta accadendo, ora per ora. Grazie, buona giornata. Sì, a presto, grazie.